Ciao Paola, non sembra arrestarsi il successo di X Factor, tant'è vero che i suoi protagonisti sono saldamente ancorati alle prime posizioni degli album più venduti e siccome sono diventati popolari cantando le canzoni degli altri, noi abbiamo fatto cantare agli altri le loro canzoni. Vediamo! Che faccio, canto? Meglio di no? A posto. Siamo qui con Isabella perché noi stiamo cercando dei talenti, dobbiamo arrivare prima dei giudici e ti dobbiamo lanciare come talento l'anno prossimo. Vedi che sto piangendo, chi se ne accorge non sei tu. Lo sguardo distratto e non lui ferirai, illuderai e non sarà, non mi tradirai mai più come credi. Sono qui con l'impersonator di Michael Jackson in persona che ci dirà cosa ne ha pensato di questa edizione di X Factor. Tu l'hai seguita, vero? Sì, l'ho seguita. Ti è piaciuta? Sì, moltissimo. Qual è l'artista che ti è piaciuta di più? E Nicole Tuzzi, che è bravissima e poi una ragazza semplicissima e umile. Allora, siamo qui insieme a Giuseppina, che è una fan di X Factor, tanto che tu hai chiesto di partecipare, sì, alla trasmissione. Sì, ho chiesto di partecipare alla trasmissione, solo che poi perché, insomma, ho avuto un po' di problemi, non ho potuto fare il provino, però sì. Quindi questa è la rivincita di Giuseppina. Sì. Beh, cosa ci canti? Cuore scoppiato. Bene. Tutti i pezzi del mio cuore scoppiato, se dà retta all'amore o fare finta di fendere. Tutti i pezzi del mio cuore scoppiato. Sanremo o X Factor? X Factor. Come mai? Perché è più interessante, perché c'è qualcosa di nuovo, Sanremo sono sempre le stesse facce. Quest'anno vi presentate ai casting? Beh, perché no? Io ci avevo pensato come cantautore. Votate me, lasciate perdere le imitazioni che non esistono, però lasciatele perdere lo stesso. Il sedere tuo seno e i tuoi fianchi, nell'inverno mi manchi. Odio l'estate perché scopre quello che odio di te. Tu che guardi le ragazze degli altri e l'estate mi manchi. Odio l'estate perché sto vedendo che è tutto un dio di te. Tu che guardi le ragazze degli altri e l'estate mi manchi. E ora è il turno di Roberta, una cantante che ci stupirà senz'altro. E non vedi che sto piangendo, chi se ne accorge non sei tu. Tu sei troppo distratto. Abbiamo testato le capacità canore degli italiani e forse tra di loro abbiamo anche trovato il vincitore della prossima edizione di X Factor. Per oggi direi che è tutto, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao Paola! Lo vedi che sto piangendo e chi mi ascolta non sei tu.